Buonasera a tutti. Allora io chiamo Vincenzo Lopalero. Ieri ho fatto la parte del giudice, siccome ci hanno radiato, allora stasera la comprerò delle barzellette. Paolo Abruzzo, credente della Madonna di Medjugorje, invita tutti ad andare a visitare la Madonna di Medjugorje. E va in televisione a dire che lui gli è apparsa la Madonna. Un signore che da 20 anni sta su una carrozzella decide di andare a chiedere la grazia alla Madonna di Medjugorje. Arriva lì, lascia la carrozzella di fuori la chiesa, entra dentro e prega la Madonna. Madonna mia, fammi la grazia. Madonna mia, fammi ritornare a casa con le proprie gambe. Quando è uscito di fuori se ne è dovuto andare a casa con le proprie gambe perché gli avevano fottuto la carrozzella. I 7 nani ritornano a casa e trovano casa tutta pulita e riordinata. Eolo, il primo della fila, guarda nel buco della serratura e dice: c'è una donna. E tutti gli altri: c'è una donna, c'è una donna, c'è una donna, c'è una donna, c'è una donna. Dopo un po' Eolo riguarda sempre nel buco della serratura e dice: è nuda. E tutti gli altri: è nuda, è nuda, è nuda, è nuda, è nuda, è nuda. Dopo un po' riguarda un'altra volta e dice: si sta alzando. E tutti gli altri: pure a me, 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 pure a me. Un signore si reca dal parroco di Soverato. Buongiorno signor parroco, mi vorrei confessare. Certo figliuolo, qual è il tuo nome? Paolo Gentiloni. Ah, il presidente del consiglio. Allora per lei si richiede una competenza superiore. È meglio che ti rechi dal vescovo di Squillace. Così Paolo Gentiloni si reca dal vescovo di Squillace. Arriva là. Buongiorno signor vescovo, mi vorrei confessare. Certo figliuolo, qual è il tuo nome? Paolo Gentiloni. Ah, il quarto presidente del consiglio abusivo. Prima di te qua è venuto Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi. Non vi posso confessare. Quando sarete votati dal popolo ritornate e io vi confesso. Vabbè, allora ne facciamo un'altra se ce n'è nel tempo. In occasione di un matrimonio un signore si va a comprare la roba necessaria, una giacca, una camicia, una cravatta. Entra in un negozio e vede la giacca e dice: scusi, quanto costa quella giacca? 1000 euro. A voi. E la camicia? 500 euro. A voi. E la cravatta? 200 euro, a voi. A un certo punto il cliente dice: scusi, ma perché mi dice sempre a voi? Io ti dico a voi, perché quando io ti dico il prezzo, tu col pensiero stai dicendo: culo! Matteo Renzi, informato di una manifestazione di Neogloba, decide di andare di persona a vedere il numero presente al corteo. Prende il suo elicottero personale e porta con sé la moglie Agnese. Arrivato sul posto, nota che la folla è circa 500.000 persone. A un certo punto esclama, dice: quasi quasi butto giù 10 banconote da 80 euro, così faccio felice 10 persone. La moglie Agnese dice: Matteo, ma perché non le butti giù 20 banconote da 40 euro
così fai felice 20 persone. E Matteo Renzi dice alla moglie: ma da 40 euro non esistono. Il pilota dell'elicottero dice: signor Presidente, ma perché le 80 euro esistono? Se si butta giù lei dall'elicottero, fa felice e contenti 500.000 persone. Allora, grazie a tutti da Vincenzo Valero.